Basta Abbiamo che scegli. trovato questi due tombini di fronte alla vetrina del negozio, utilizzati sicuramente per sfondare il vetro, tombini presi qui di fronte, che poi i carabinieri hanno dovuto ovviamente rimettere a posto per evitare che qualcuno si facesse male. Un assalto nella notte ed in pieno centro all'Eye Corner di Arezzo, in via Madonna del Prato. I malviventi, tre presumibilmente poco prima delle 4, hanno sfondato la vetrina del negozio Apple, portando via un sostanzioso bottino, tra iPhone, un iPad, un iPod e 10 portatili MacBook. I ladri si sono serviti di due tombini di ghisa, presi proprio davanti al negozio, per ridurre in frantumi lo spesso vetro esterno ed entrare così nel locale. Sono entrati con vetri antiproiettili, antisfondamento, sono comunque riusciti a entrare. In 2 o 3 minuti hanno preso quello che sono riusciti a prendere. Qui purtroppo anche una cosa piccola a valore, hanno preso le cose più portatili, notebook, telefoni. Nel giro di una manciata di minuti i ladri sono riusciti a riempire alcuni sacchi con l'area furtiva e scappare a piedi, probabilmente verso l'auto parcheggiata a poca distanza. L'esce di vetri infatti arrivava fino a via Spinello. Qui non ci possono arrivare con la macchina, però sicuramente hanno fatto veloce. Telecamere, qualcosa si vede, vediamo un po', insomma, se si riesce. Sì, nostre, sì, nostre, dei vicini, degli altri negozi, vediamo se si riesce. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 20.000 euro, ai quali si sommano i danni subiti dal negozio. La banda è riuscita a portare via unicamente i prodotti in esposizione, non avvicinandosi alla cassa. Si tratta del secondo assalto che prende di mira i commercianti specializzati nei prodotti Apple. Solamente 20 giorni fa era stata svaligiata l'Assisted di via Gavardello. I dispositivi Apple sono bloccabili, non si riesce a capire ancora come possano continuare a rubare queste cose che sono inutilizzabili, però probabilmente hanno qualche canale, sono bloccati, perciò già da ora non sono più utilizzati. Comunque il danno ce l'hanno fatto.